Da giovedì 29 ottobre la chiesa di San Giovanni Battista nel comune astigiano di Incisa Scapaccino è elevata al rango di santuario della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei carabinieri. A leggere il decreto nel corso della solenne Santa Messa il generale dei carabinieri Gian Battista Giacchero, diacono e vice rettore del santuario. Questo avvenimento è di importanza storica e nazionale poiché la chiesa, riaperta appunto il 3 ottobre 2014, dopo una lunga opera di restauro, è di fatto divenuta luogo di culto, punto di riferimento di pellegrinaggio nazionale per tutti i carabinieri, i loro familiari e i devoti alla Virgo Fidelis. In prima fila, accanto al sindaco Matteo Massimelli, erano presenti il comandante interregionale Carabinieri Pastrengo, il generale Vincenzo Coppola, il comandante della Legione Carabinieri Piemonte Valle d'Aosta, il generale di brigata Gino Michele, il comandante provinciale dei Carabinieri di Asti, il tenente colonnello Fabio Federici, il presidente nazionale dell'Associazione Carabinieri, il generale Libero Losardo. Numerosi sindaci intervenuti, così come le autorità civili e militari della provincia di Asti, oltre al maestro Marcello Rota, pronipote della prima medaglia d'oro al valor militare dei carabinieri e dell'esercito, Giovan Battista Scapaccino, originario proprio di Incisa. Quanto è importante questa figura per Beh, una l'arma? figura, mi sia consentito dire mitologica, mitica per l'arma dei carabinieri, la prima medaglia d'oro delle forze allora sardo-piemontesi, ovviamente, non parlavamo ancora d'Italia, è stato un carabiniere ed è stato un carabiniere che è morto per fedeltà, per non voler abiurare a un giuramento fatto. Quindi è veramente la sintesi di quello che noi pensiamo ancora debba essere il carabiniere. In chiesa, oltre 2.000 fedeli, tra cui molti carabinieri in servizio ed in congedo, giunti da ogni parte d'Italia per assistere all'evento, così come i numerosi allievi carabinieri della Scuola Allievi di Torino.